Vada come vada, per la prima volta Perugia avrà una sindaca. Per la prima volta nella storia repubblicana della città, la scena politica è occupata da due donne, Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi, entrambe figlie della borghesia perugina, ma diverse tra di loro. Diverso l'approccio, diverse le coalizioni, una di centrodestra e l'altra di centrosinistra, e diversissimi soprattutto gli orizzonti ideali. Un elemento di chiarezza che fa bene alla città. La Perugia che va al voto nel weekend, e forse anche tra due settimane per il ballottaggio, lo fa senza sapere chi vincerà, a differenza di 5 anni fa. Qualcosa di assolutamente impensabile fino a pochi mesi fa. Una competizione sana per il tessuto politico e sociale della città. La storia, anche mediatica, di questa campagna elettorale perugina è cambiata tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Il centrodestra ha già deciso da tempo di puntare tutto su Margherita Scoccia, l'assessore all'urbanistica di Fratelli d'Italia, che rappresenta una continuità prima ancora antropologica e poi politica con Andrea Romizzi. Insomma, il romizzismo senza Romizzi. Sono Margherita Scoccia, ho 45 anni, sono un architetto e sono l'attuale assessore all'urbanistica del Comune di Perugia. Attualmente candidato sindaco per il centrodestra e civici per le prossime amministrative comunali. Andrea Romizzi, dal 2014 sindaco della città di Perugia. Ci siamo conosciuti in ambiente tra amici, insomma ci conoscevamo un po' di vista all'università, poi in realtà ci siamo conosciuti bene facendo politica. Il centro-sinistra invece è ancora avvitato su se stesso. Girano un po' di nomi, il più accreditato è quello del professor Paolo Belardi, e poi dal cilindro della coalizione esce quello della 37enne Vittoria Ferdinandi, mentre c'era chi immaginava, specialmente nel PD, operazioni politicamente opache e spericolati salti tripli carpiati, come quelli di candidare pezzi del centrodestra di governo per sconfiggere il centrodestra, al quale nel corso degli anni si sono uniti anche pezzi della vecchia nomenclatura di centrosinistra. Sono emozionata e felice nel poter dare il mio contributo a rimettere in moto le energie migliori della nostra città. Quello che io ho visto in questi anni, ho visto che le risposte più efficaci, più solidali e più sentite nella nostra città sono sempre state quelle che sono partite dal basso. Da quel momento cambia tutto. In moltissimi, anche tra gli avversari, si rendono conto che la 37enne Ferdinandi ha tutti i numeri in regola e che sarà un osso duro. Empatia, capacità di suscitare passione ed entusiasmo. Da sola è riuscita a rianimare e mobilitare un mondo che sembrava rassegnato alla sconfitta e a dargli un orizzonte. Nelle bocche di molte persone tornano a uscire parole che parevano ormai scomparse come emozione, mai da sottovalutare in politica. E tornano anche le persone in carne e ossa nelle piazze e nei quartieri. Io sono Daniele Bovi, benvenuti a Focus, il mio podcast per Umbria 24 che in ogni episodio racconta i fatti, i problemi e le persone della nostra regione. Non dimenticate di seguire Focus su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su qualsiasi altra piattaforma utilizzate per l'ascolto. Lasciate un commento o scrivetemi a daniele.bovi@umbria24.it. La principale differenza è che sicuramente votare Scoccia significa votare una continuità. Votare Ferdinandi significa votare una candidata che sicuramente non è espressione di un partito, ma di una società civile impegnata nel sociale. Che campagna elettorale è stata? Quali sono stati i temi dominanti? Qual è la possibile cornice a livello di comunicazione? Quali i punti di forza e di debolezza delle due candidate? Di tutto questo ho parlato con Marco Mazzoni, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Perugia. Allora Marco, che campagna elettorale è stata? Devo dire che è stata una campagna elettorale che io, pur essendo umbro ma non vivo, e insegnando a Perugia, non vivo a Perugia, a me è sembrata una campagna di dove è ritornata la T, che in questo caso non sta per televisione, ovviamente, ma sta per territorio. Io non ho visto dal vivo né eventi della candidata del centrodestra né della candidata del centrosinistra, però attraverso quello che posso leggere dai social e vedere dai social mi è sembrata una campagna molto molto partecipata, e quindi secondo me
è stata una buona campagna elettorale. Ripeto, non sono perugino, non voterò, quindi, però da studioso mi è sembrato questo. Quali sono stati i temi dominanti di questa campagna elettorale? Ma guarda, temi dominanti in particolar modo, ho visto il faccia a faccia televisivo che è andato in onda qualche giorno fa in una rete locale, si gioca molto sulla questione della sicurezza, sullo sviluppo economico, ma a me più che una campagna elettorale dove è spiccato in particolar modo un tema, ripeto, per quello che riguarda le amministrative, è sembrato una campagna elettorale dove si è evidenziato la voglia dei cittadini e delle cittadine di vivere in prima persona le campagne elettorali. Lo dico da studioso, lo dico da persona comune, in un momento complicato come quello attuale, un mondo che ha grossissimi problemi legati soprattutto alle questioni belliche, ho visto una partecipazione, e attenti, un elemento che mi ha colpito molto è che è stata una, quando si parla di partecipazione si pensa molto ai giovani, no? A me è sembrato che, lo vedo anche qui, io sono al Dipartimento di Scienze Politiche, ho colleghi e colleghe perugine, mi parlano di questa campagna elettorale e vedo proprio una gran voglia di viverla in presenza questa campagna elettorale. Se dovessi dire un tema che è particolarmente contraddistinto, direi la partecipazione. Guarda. Poi ovviamente è chiaro che ogni candidato, ogni candidata ha il punto forte su cui si gioca la campagna elettorale. E però mi è sembrato questo quello che da osservatore è emerso in maniera chiara. Quali sono secondo te i punti di forza e di debolezza di Margherita Scoccia e Vittorio Ferdinandi? Io non conosco le due candidate, non le conosco personalmente, non ho avuto mai neanche il piacere di incontrarle. Quindi, comunque, già il fatto che noi in questo momento, Daniele, stiamo parlando di due candidati in una campagna elettorale in cui ci sono quattro candidati, cinque candidati, è evidente che è stata una campagna che si è focalizzata molto sulle due candidate, da una parte la candidata del centrodestra, dall'altra la candidata del centro-sinistra. Allora, i punti di forza, se dovessi dire da parte di Ferdinandi, essere riuscita veramente a fare un campo larghissimo, che non è stata cosa facile a Perugia, ma in qualsiasi altra parte d'Italia, e però è riuscita, e questa secondo me è una novità importante per il centro-sinistra, che può essere di buon auspicio anche per il futuro, a emergere soprattutto, nel senso che la sua figura va oltre i partiti che appoggiano la sua candidatura, e questo sicuramente in un contesto come quello perugino, dove sappiamo benissimo, non solo perugino umbro, in cui è ormai da qualche anno che il centro-sinistra ha perso le ultime campagne elettorali, secondo me questo è un elemento che la caratterizzerà molto. Un punto di debolezza potrebbe essere proprio, ecco, io non so quale sia il suo, essendo lei una nota rappresentante della società civile, quali siano i suoi rapporti con i partiti che la sostengono. Non conosco ovviamente le dialettiche che la candidata del centro-sinistra tiene con i partiti che l'appoggiano, però questo potrebbe essere, nel caso in cui dovesse essere lei la futura sindaca di questa città, non so quanto sarà facile gestire questa cosa. Dall'altra parte invece per la candidata del centrodestra, sicuramente l'elemento forte è la compattezza della coalizione che la sostiene, sicuramente gioca molto, perché lo vedo anche nell'eredità della giunta Romizzi, come credo che sia giusto fare, ovviamente un elemento forte è proprio questo, cercare continuità con quello che finora è stato fatto, anche alla luce dei risultati importanti che il centrodestra, non solo a Perugia, penso alle elezioni regionali di qualche anno fa, i risultati di altri importanti comuni dove ha vinto in passato il centrodestra, è un elemento di forza. Però anche in questo caso questo punto di forza può trasformarsi in un punto di debolezza, cioè non vorrei che la candidata del centrodestra fosse troppo legata al passato. Io credo che noi viviamo una fase in cui
Ovviamente sto per dire una banalità, che però è anche una verità, la persona deve sempre emergere. Questa compattezza così evidente del centrodestra, se da un lato può essere un punto di forza, a volte può anche essere un punto di debolezza. Comunque fammelo dire, Daniele, perché lo dico anche con colleghi, colleghe, amici, amiche perugine, ci tengo sempre a sottolinearlo, è veramente una bella sfida e anch'io sono curioso di vedere quello che succederà sabato e domenica prossima. A proposito di questa figura del sindaco, no, che ha fatto una campagna elettorale anche lui in prima persona, molto presente, manifesti, 6x3, così via, ritieni che abbia un po' oscurato la candidata, almeno in una prima fase, oppure no? Ma oramai questo è un qualcosa che non è una novità di questa campagna elettorale. Dal 1994 in avanti, quindi dalla Seconda Repubblica in avanti, il forte processo di personalizzazione che in questo paese ha attivato ovviamente in particolar modo Silvio Berlusconi, è ormai consuetudine mostrarsi con il leader di riferimento, se pensiamo ai candidati, alle candidate, alle europee, quanti utilizzano il proprio leader di riferimento per mostrarsi con il leader o con la leader. Credo che anche in questo caso sia stato quasi normale che Scoccia si presentasse con Romizzi. È quello che ho detto prima. Se da un lato questo è un elemento che può essere visto positivo da alcuni cittadini come la continuità, dall'altro potrebbe essere un po'... vediamo, questo è un quantificare nel dire bene o male è sempre difficile, sempre difficile. Dico però che mostrarsi per la propria leadership deve essere sempre chiara. Questo sì, lo dico e vale anche soprattutto per le amministrative, perché questo, ricordiamolo Daniele, le amministrative... esiste il voto disgiunto, esiste la possibilità di votare esclusivamente il candidato o la candidata a sindaco, proprio perché quando nel 93 fu introdotta questa legge si voleva dare proprio nelle mani di cittadini la possibilità di scegliersi anche soltanto il proprio sindaco. E quindi anche con quella legge si è voluto evidenziare l'importanza della leadership, della persona che si vuole mandare alla guida del nostro comune. Senti, se dovessimo trovare una cornice interpretativa, un frame, come dicono quelli bravi, potrebbe essere continuità contro innovazione, anche se poi alla fine c'è un mix, credo, di entrambe, da entrambe le parti? È sempre difficile. Intanto, diciamo, adesso Daniele, tu sei un addetto ai lavori, io ho appena terminato gli esami, una delle domande più ricorrenti che io faccio ai miei studenti, alle mie studentesse, è che cos'è il framing. Come... è il significato, è la cornice prevalente che si vuol dare ad una campagna elettorale, no? E da persona, ripeto, che vive, lavora a Perugia, ma vive in un'altra cittadina umbra, per me la cosa che spicca, il significato prevalente di questa competizione è stata soprattutto questa voglia di ridare spazio alla gente. Guardate che è un elemento che è molto importante, ripeto, anche per la situazione molto delicata che stiamo vivendo. Si è sempre stati soliti dire che le campagne elettorali negli ultimi anni sono state T di televisione, R di rete, e quindi dei social, del web, eccetera, eccetera. A me è sembrato che è stato proprio un ritorno di una nuova T, che è quella del territorio, che negli anni, per anni è stata così importante, poi era completamente scomparsa, ma oggi a me colpisce in maniera ovviamente positiva vedere iniziative fatte da entrambe le candidate, non solo nelle frazioni, che anche a Perugia saranno sicuramente, a mio avviso, decisive anche per il risultato finale, perché come dicevi tu, mi lo chiedevi prima, sembrava una campagna elettorale scontata, ma a me sembra che per nulla sarà scontato, e ci sarà sicuramente una competizione che ci porterà anche al ballottaggio. E dico che rivedere così tanta gente, non solo nelle frazioni ma anche in eventi organizzati nei vari quartieri di Perugia, e questo è molto molto importante, fa bene a un concetto che si è un po' dimenticato anche tra noi studiosi, che è quello di comunità. Sta emergendo una comunità perugina, che ovviamente più una parte di una comunità più vicina
a Scoccia, un'altra più vicina a Ferdinandi, che però vogliono tutti mostrare da che parte stare, e questo secondo me è molto importante. Sarà importante anche per, indipendentemente da chi vincerà, per il futuro sindaco o sindaca, perché ne dovrà sicuramente tener conto. Quali sono secondo te le due principali differenze tra le due candidate? Non è facile per me, io posso dirlo in base a quello che leggo nei giornali locali. Differenze, una cosa che mi è piaciuta, almeno non l'ho notata perché no, almeno non l'ho letta, non è stato detto che era soltanto una competizione tra due donne. Questo ormai è bello, perché sono due candidate che se la giocano, ma non perché sono due donne. Questo secondo me è già di per sé un elemento molto importante. La principale differenza è che sicuramente votare Scoccia significa votare una continuità, votare Ferdinandi significa votare una candidata che sicuramente non è espressione di una forza politica, di un partito, ma di una particolare società civile impegnata nel sociale, e quindi da un lato c'è la continuità, dall'altra parte c'è una rappresentante della società civile. Scoccia continuità anche perché lei è un'assessora dell'attuale giunta Romizzi, quindi è anche un po' un risultato che, se sarà positivo per il centrodestra, significa dare continuità anche a quello che c'è stato in passato. Se dovesse essere favorevole a Ferdinandi, significa anche che si voleva cambiare rispetto a quello che è stato fatto nel passato. Quindi, almeno per quello che hai potuto vedere, pensi che si vada un ballottaggio? Secondo me sì, perché c'è un elemento che secondo me va sempre tenuto in considerazione, che è quello che noi studiosi chiamiamo il clima di opinione, no? Daniele, sicuramente ne avrai sentito parlare, che è l'aria che si respira, no? L'aria che respiro io è soprattutto questa del mio ateneo, dell'Università di Studi di Perugia. Però passo gran parte del mio tempo a Perugia, frequento bar, Corso Vannucci qualche volta. A me sembra di respirare un'aria in cui si sente, si percepisce questa competizione. Quando la competizione si percepisce in maniera così chiara, questo mi potrei anche sbagliare, lo vedremo lunedì prossimo, fra una settimana, è difficile che si possa chiudere con una vittoria al primo turno. Credo che con una alta probabilità ci sarà questo ballottaggio, e ti dirò di più, il risultato, con questo non vuol dire che il primo turno non sia importante, ovviamente è una banalità quello che sto per dire, ma il risultato del primo turno ci dirà anche molto, anche nel caso in cui i perugini dovessero essere chiamati a un ballottaggio. Quindi il risultato del primo turno sarà molto importante, perché ci dirà già da che parte il vento soffia e quanta distanza ci sarà tra i due candidati. Non so, questo perdonami, veramente lo dico, è ammettere il peso delle altre tre candidature, oltre Scoccia e Ferdinandi. Questo non te lo so quantificare, perché sicuramente le vedo meno salienti, nel senso che le percepisco meno presenti, ecco. Quindi vedo molto il focus, come inevitabile che sia, su queste due candidate. La partita si è polarizzata alla fine. Sì, secondo me sì, ma perché la polarizzazione, questa contrapposizione, è riuscita alla grande. Attento, polarizzare significa anche, qui ovviamente sempre ritornando alla scesa in campo di Silvio Berlusconi, polarizzare permette all'elettore la possibilità di poter esprimere con più facilità da che parte stare. Cioè, quando è chiaro, perché c'è polarizzazione tra i candidati, chi sono i contendenti, chi sono i competitors, è anche più facile per l'elettore sapere da che parte stare. Sono curioso di vedere anche quanti perugini e perugine esprimeranno il voto solo per il candidato o la candidata sindaco. Questo mi incuriosisce molto, perché quello può essere un dato per vedere quanti sono ritornati magari al voto dopo un po' di anni di stanchezza politica, per dire: sto con quel candidato, sto con quella candidata. Quanto sono importanti questi ultimi giorni? Su che temi si potrebbe giocare? Cioè, di solito quanto contano questi ultimi giorni per spostare gli elettori? Allora, io esco da uno studio fatto per la campagna elettorale per le politiche del settembre del 2022,
e dai nostri dati sempre più persone, e questo quando mi trovo a gestire, a dover commentare questo dato, stanno decidendo non nell'ultima settimana, ma sempre più persone stanno decidendo per chi, decidono per chi votare nell'ultimo giorno. Pensa, ci sono alcune indagini che dicono anche nella strada che si fa dal momento in cui si esce di casa verso il seggio elettorale. Quindi questo è un elemento importante. Però un altro dato molto interessante è che sempre più nella decisione per chi votare si tiene conto del gruppo primario a cui si appartiene. Mi spiego, cioè tengo conto di quello che i miei amici, amiche, mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello. Perché? Perché il concetto che ti dicevo prima di comunità, no? Io faccio parte di quel gruppo, so che quel gruppo è per quel candidato o per quella candidata, allora io mi esprimo. Sembrano due dati un po' all'opposto, no? Cioè, ti ho detto prima che alcune persone, però sicuramente più rispetto al passato, decidono per chi votare all'ultimissimo momento. E dall'altro lato ti ho anche detto che si cerca sempre di tenere sempre più, e ritorna ad essere importante, il gruppo di persone a cui si è più vicini, a cui si appartiene. Però questa è la complessità del momento che stiamo vivendo. E però è chiaro che una campagna estremamente polarizzata, come è stata secondo me quella perugina, ti permette di, ripeto, di identificare bene e di capire bene da che parte stare. Senti, c'è qualcosa a livello di comunicazione, mi riferisco a campagne social, manifesti, slogan, cose così, ecco, qualcosa a livello di comunicazione che ti ha colpito particolarmente o che ritieni sia da segnalare? Se io dovessi dire una novità assoluta rispetto a quello che finora conosco, ma nessuno credo si offenderà se dico nulla, nel senso che in un'amministrativa è normale che la televisione conti poco, perché le TV locali vengono viste poco. Io vidi la settimana scorsa il faccia a faccia dei quattro candidati perché me l'aveva ricordato un collega. Sui social non è che abbia visto nulla di nuovo rispetto al passato. Quello che è emerso in maniera chiara, però anche su questo io è da un po' di tempo che sto riflettendo, che oggi, e questo non vale soltanto per le amministrative, ma vale anche per le elezioni europee, le persone vogliono il contatto, vogliono rivedere e toccare di persona i loro candidati e le loro candidati. La gente vuole rivedere in faccia, ma non dal vivo, passami questa brutta espressione, non solo attraverso un manifesto, non solo attraverso un dibattito televisivo, non solo attraverso un post o una fotografia il suo leader, ma lo vuole toccare, ci vuole parlare, questo è importante. Grazie per aver ascoltato fino a qui questo episodio. Non dimenticate di seguire Focus su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su qualsiasi altra piattaforma utilizzate per l'ascolto. Lasciate un commento o scrivetemi a daniele.bovi@umbria24.it.